Ehi, ma lo sai che è disponibile il mio nuovo store online? www.xuder.it, dove troverai un sacco di gadget ufficiali e ad edizione limitata. Mi raccomando, facci un salto e soprattutto codice creator Xuderone. Ma adesso video! E allora direi di andare a vedere alcuni dei deck leggendari di Clash Royale. Abbiamo la possibilità di giocarli, sono già pronti, sono deck utilizzati per anni dai giocatori più forti al mondo, che poi ovviamente in base al meta hanno avuto delle modifiche. La sfida la possiamo trovare tutti, è la sfida mazzi classici. Direi di andare a vederne qualcuno e a capire come funzionano. La mongolfiera lavica, qui si gioca mastino mongolfiera come attacco principale, mentre le altre carte sono più utilizzate per la difesa. Proviamo subito intanto un'apertura con il mega sgherro, cerco di andare a counterare anche la fuorilegge con i 5 barbari, voglio vedere che cosa gioca lui. Lui ha la macchina volante che noi possiamo togliere tranquillamente con la fireball, ma purtroppo il moschettiere ci ha fregato, in realtà si è spostato. Abbiamo la possibilità di entrare con un paio di barbari, vediamo cosa si riesce a combinare. Lasciamo entrare il moschettiere che tagga la mia lapide, lapide utilizzata in difesa, e insieme agli scheletrini possiamo neutralizzare completamente l'attacco. A questo punto direi che sia anche il caso di impostare il nostro di attacco con il mastino lavico. Aspettiamo di essere full e lo andiamo a giocare dietro. Attenzione, i suini per lui. Ci giochiamo sopra i nostri sgherri. E poi subito il mega sgherro per andare a togliere la macchina volante che ha taggato tantissimo purtroppo la mia torre principale. Vediamo se riusciamo a tirare una hit al moschettiere, sarebbe una cosa veramente fantastica, perché non gliela tiriamo purtroppo, niente da fare per il moschettiere. Counteriamo la con la lapide la sua fuorilegge. 1600, 928, ma lui ha un moschettiere che ha praticamente demolito il mio attacco senza andare giù. Adesso bisogna stare attenti perché giustamente lui gioca nuovamente i suini, noi andiamo a counterare il moschettiere con i barbari, zappiamo i suoi suini royal, non credo che riusciremo a finire a fermarli, ed infatti l'attacco inesorabile dei suini royal fa sì che la mia torre di sinistra vada giù. Andiamo a togliere di nuovo la macchina volante con gli sgherri, torniamo indietro, vediamo di dare una mano. Il moschettiere di nuovo, che purtroppo, piantato in quella posizione, è abbastanza indistruttibile. Situazione che potrebbe capovolgersi in pochissimi istanti se mi entrasse bene il cycle. Aspettiamo che il moschettiere locchi la mia torre, il mio coso principale, lapide e anche i miei barbari per andare a counterare. Lui va a giocare i suoi pipistrelli. Noi abbiamo finalmente il nostro mastino lavico che è andato. Gli mettiamo dietro una mongolfiera. Le torri intanto ci pensano loro ad andare a fermare l'attacco dei maiali royal. E andiamo noi a difenderci con una fireball in difesa. Va giù la sua torre, ma la situazione è assolutamente pericolosissima per quello che mi riguarda. Lapide per il counter. E andiamo anche noi insieme alla torre con i 5 barbari a fermare tutto quanto. Lui ha ancora vivo il moschettiere, è assurdo quanto sia OP in questa occasione il moschettiere. Non lasciamo che purtroppo che le torri aggancino il mio mastino lavico. Andiamo avanti di nuovo anche con la mongolfiera. Volevo toglierla, ma è meglio fare una cosa del genere. Attenzione, macchina volante che potrebbe aver loccato la mia torre, potrei perderla. 3.25, 3.25, ma non riuscirò a vincere. Ultimo attacco disperato. Mastino lavico, centrale di nuovo per la ripartenza. Lui ha i maiali. Non posso pallafuocare. Maiali pallafuocati, ma ancora nulla da fare, è impossibile counterare quest'ultimo attacco, è veramente impossibile. Io ci provo, ci gioco davanti anche una lapide, lui va e si riparte con la mongolfiera.
Mega sgarro centrale. Pronta la zap sui suoi pipistrelli. Fireball sulla macchina volante. Mongolfiera che entra. 7,70. Non lo so. 505. Deve entrare una seconda mongolfiera qui, altrimenti sarebbe impossibile. Mastino centrale di nuovo. Fireball su macchina volante. Mastino che entra. 2,43. 150. 60. Let's go! Oh my god! Questa era veramente, veramente complicata. Mamma mia! Mamma mia! 2500 di gold. Ce li andiamo a recuperare e direi che ci siamo meritati l'apertura dei bauli. Abbiamo il baule gigante e abbiamo anche l'argentino. Apriamo intanto il baule gigante. 162 di gold. 19 jolly. E 2 terremoti. Mi sto chiedendo, solo perché non ho altre carte da chiedere, attenzione al gigantino. Intanto mi raccomando, raga, se vi piacciono questi video di Clash lasciate un bel like e... www.xyuder.it è disponibile la nuova tazza e le nuove magliette. Fateci un salto, trovate il link qui sotto. Apriamo intanto il baule gigante. 3.339 di gold. Ancora i jolly comuni, sono solo 9. Arriva un cannone a rotelle. Già è difficile trovare una carta epica in un baule gigante. 287 Tesla e attenzione 74. Andiamo allora a vedere il secondo deck classico. Vabbè, classicissimo, Logbait. L'hanno usato veramente tutti e lo utilizzano ancora in tantissimi. Vediamo come gestiamo la situazione. Allora, gang di goblin dietro. Io non l'ho mai usato tanto, sinceramente. Princess per andare a taggare il suo drago. Prima va a taggare il boscaiolo. E qua si deve preparare subito la ripartenza. Lo giochiamo corto. Perché è fondamentale l'apertura corta del nostro barile goblin. Andiamo a togliere tutto così. Easy nel chill. Ricominciamo. 1070 la torre. E se faccio così cosa succede? Vediamo se riusciamo a fare qualche danno con la Princess. Lui sarà obbligato ad andare a counterarla. Oh! Il Vortex, che però non è male abbia giocato adesso. Io spero che il Golem si accorga della mia Torre Inferno. Sì. Torre Inferno piazzata molto bene qui. Adesso c'è un problema molto più grave. Non mi aspettavo sinceramente il suo fulmine. Niente, lui vacca. Così, di prepotenza. Andiamo ad agganciare. Direi che il Caballeros è più che utile. Lasciamo la torre a 97. Torre Inferno che va a counterare è veramente devastante. E dunque, prendiamoci adesso un secondo per preparare la nostra difesa. Perché lui quasi certamente potrebbe decidere l'apertura nuovamente con il Golem. Non ha più Elisir per giocarlo sul ponte. Non ha più Elisir. La principessa deve rimanere dietro. In modo che ci aiuta con la torre per la strega nera. Un chip damage. Cavaliere. Potremmo salvare la princess. Fa niente. Andiamo con l'inferno noi. Dovrebbe giocare adesso il fulmine. Non mi aspettavo sinceramente che lo giocasse prima di giocare il... Qua si parte. È veramente devastante qua. Vediamo la princess se mi aiuta. Gli mettiamo in fianco la seconda princess. Voglio proteggerla. Ho bisogno che il drago non locchi la princess. Lui va. Ovviamente non aveva molto altro da fare. Andiamo. E qua la situazione potrebbe diventare veramente molto più complicata. Princess che tagga. Portiamoli sul lato.
È questo che mi faceva paura. Ok, 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 non è un problema. Andiamo. Andiamo, 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 andiamo. Riusciamo con un ingresso cattivissimo qui. Giocherei anche il cavaliere centrale, stanno entrando un po' tutti. È festa grossa, è festa grossa. Avanti di nuovo con il barile. Cerchiamo nuovamente la Princess che deve andare a dar fastidio alle truppe sull'altro side. Oh mio Dio, sono tre le Princess giù. Rocket. Tronco. E let's go! Beh ragazzi, che dire, con il log bait non vai sempre sul sicuro, ma parecchie volte sì. Ci apriamo il nostro orello che abbiamo guadagnato, 6,68 di gold, molto bene, qua più 32 jolly, 2 rocket, 4 scaricuccioli e completiamo con 4 terremoto. Beh ragazzi, io direi che domani farò il video della conclusione della sfida mazzi classici. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, mi raccomando un bel pollicione in su se vi è piaciuto, se vi piace anche come ho giocato i deck o se avete consigli scrivetelo qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!